Partita da pochissimo, la discesa libera con oltre 2 ore di ritardo. Più che una discesa, si tratta di una mini discesa, se volete un super gigante, perché il primo a tagliare il traguardo, l'austriaco Streitberger, ha chiuso con il tempo di 58,55, davvero un'anomalia qui sulla Strife. Partenza abbassata, gara dimezzata, gli organizzatori non hanno potuto fare altrimenti perché la nebbia fitta nella parte alta e anche la neve che sta cadendo hanno costretto davvero verso questa decisione. Non ci saranno punti spettacolari di questa pista come il Mausenfalle, la trappola dei topi, salto di un'ottantina di metri subito dopo la partenza, niente Buchenschuss, stretta lunghissima stradina di puro scorrimento. Ci sarà invece il famosissimo Ausberkante, micidiale tratto di pista da percorrere in diagonale, competenza ripidissima che mette sul rettilineo finale. Pensate, lì i gatti delle nevi riescono a risalirlo solo attaccando ad un cavo d'acciaio. Attesissimo per gli azzurri naturalmente Dominic Paris, dopo il trionfo di ieri storico in super gigante. Dominic, che ha vinto qui 2 anni fa in discesa, partirà con il pettorale numero 22, prima di lui con il pettorale numero 13 scenderà il primo azzurro in gara, ovvero Christoph Innerhofer. La classifica parziale, sono arrivati soltanto 3 atleti, in testa l'austriaco Streitberger 58,55, poi 4 centesimi di vantaggio sul compagno di squadra Roman Baumann, terzo l'americano Marco Sullivan a 92. Vi restituiamo la linea, ci risentiamo tra poco. Torniamo in Austria dal nostro Emilio Mancuso, dovrebbe partire Dominic Paris. Tra pochissimo partirà Dominic Paris, prima di lui lo svizzero Foyts. La classifica parziale in testa è balzato il norvegese Kjetil Jansrud, dominatore assoluto della prima parte della stagione, 4 vittorie tra super gigante e discesa libera, 58,16 il tempo di Jansrud, uno dei grandi favoriti della discesa di Beaver Creek in Colorado per i mondiali a Vail. Al secondo posto c'è il francese Guillermo Fayet, staccato di 21 centesimi, poi l'austriaco Streitberger a 39 in pista, adesso come detto lo svizzero Foyts che sta passando adesso sull'Ausberkante, la famosissima diagonale, ci sarà un salto e poi andrà verso lo Schuss finale, 40 centesimi il distacco di Foyts, 131,9 la velocità dello svizzero, un po' più bassa rispetto a Jansrud che è passato in quel punto a poco più di 133 km all'ora. E dunque tra pochissimo sarà la volta di Dominic Paris, 25 anni, nato a Merano il 14 aprile 1989, pastore d'alta montagna della Val d'Ultimo che ama però stare tra i primi. Dominic, trionfatore ieri nel super gigante qui a Kitzbühel, seconda vittoria per Paris nel Tempio dello Sci dopo la discesa di 2 anni fa, 4 vittorie in totale in Coppa del Mondo, una stagione davvero positiva per l'atleta azzurro che ha imparato a fare le curve e dunque va forte anche in super gigante rispetto al passato. 25 centesimi il distacco di Dominic Paris rispetto al norvegese Jansrud che guida la classifica parziale di questa mini davvero discesa di Kitzbühel, una curva e tra poco passerà sull'Ausberkante Paris, 37-32 in vantaggio adesso di 5 centesimi l'azzurro che sta per tagliare il passaggio più importante, molto bene sull'Ausberkante Dominic Paris, 23 centesimi, ha aumentato il vantaggio, un passaggio davvero spettacolare quello di Paris, 131,8, un po' più meno veloce di Jansrud, va a tagliare il traguardo Paris, secondo, pensate, per soli 2 centesimi rispetto al norvegese Jansrud che si mette le mani sul berretto. Paris che ha perso davvero una manciata di centesimi nell'ultimo tratto, comunque contentissimo Dominic, poco più meno veloce rispetto a Jansrud, comunque un'altra gran gara dell'atleta azzurro, spettacolare davvero il passaggio sull'Ausberkante. Dunque la classifica parziale, in testa il norvegese Jansrud, soli 2 centesimi di vantaggio rispetto al nostro Dominic Paris, poi il francese Guillermo Fayed a 21, sesto posto nella classifica parziale per Christoph Innerhofer. Torniamo in Austria per la piattaforma dello sci e sempre in testa Jansrud, credo, ma ci dice tutto il nostro inviato Emilio Mancuso.
Proprio così, sarà difficilissimo scansare dal primo posto il norvegese Jansrud, lotta sul filo dei centesimi per due mostri della velocità come il norvegese e il nostro Dominic Paris, staccato di due soli centesimi. In pista adesso c'è un altro azzurro, Werner Hel, 30 centesimi il distacco rispetto al norvegese Jansrud. Ieri Paris ha vinto per 6 centesimi, oggi invece se dovesse confermarsi questa classifica perderà per soli 2 centesimi, davvero battaglia sul filo dei centesimi. Settimo posto, intanto un buon risultato quello di Werner Hel, ci sono tre azzurri nei primi 7, secondo Dominic Paris a 2 centesimi da Jansrud, poi sesto Christoph Innerhofer a 42 centesimi dal norvegese, settimo Werner Hel a 43 dal campione norvegese. Sono davvero scesi tutti i migliori, quindi salvo clamorose sorprese questa sarà la classifica finale di questa discesa, di questa mini discesa, lo ricordiamo ancora una volta, di Kitzbühel sulla mitica Strife. Dunque, salvo clamorose sorprese, a vincere è il norvegese Jansrud, quinta vittoria stagionale per il campione norvegese, che ha preso letteralmente il posto dello sfortunato Svindal, fuori per un davvero un gravissimo infortunio al ginocchio. Quinta vittoria stagionale, ottava in carriera per il norvegese, se non andiamo errati. Poi al secondo posto il nostro Dominic Paris, staccato di soli 2 centesimi. Terzo il francese Guillermo Farrier. Perfetto, grazie.